Quando ho letto questo pezzettino di un articolo, poi riprendiamo dall'inizio e analizziamo, io ho avuto la pelle d'oca da osteopata. Volevo condividerlo con voi perché articoli di questo tipo uccideranno l'osteopatia. Articoli di questo tipo deviano definitivamente il corso dell'osteopatia. Sentite la storia. Immaginate un individuo che ha appena tolto, appena rimosso un gesso dopo una frattura di caviglia. Il suo recupero funzionale sarà altamente dipendente da tutte quelle attività che caricano peso sulla struttura, quindi camminare, salire le scale. Questo comportamento, quindi il salire le scale, caricare anche cercando di sopportare il dolore, eccetera, sappiamo più o meno come funziona, a sua volta dipende da fattori psicologici e cognitivi, dalla motivazione, dalla necessità. Se devo andare a prendere un bicchiere d'acqua dal piano superiore, devo fare le scale. Dipende dalla motivazione, appunto perché devo essere motivato a farlo, e dipende dagli obiettivi funzionali, tornare al lavoro, essere di nuovo in grado di giocare a tennis. Questo comportamento di recupero, quindi il fare le cose, dipende anche da diversi fattori ambientali, tra cui quelli sociali, per esempio sono stimolato a uscire con gli amici, occupazionali, sono stimolato a dover tornare al lavoro, vi ho detto prima in realtà, e opportunità ricreative, quali andare in bici o correre. L'aveva detto prima, quando diceva giocare a tennis è la stessa cosa. Quindi già quando ci sono poi queste ripetizioni, dirò alcune cose sparse poi in questo articolo, cercando di darvi anche degli strumenti nell'interpretare poi quando vi capita degli articoli o altre cose. Cioè quando c'è questa ripetizione, c'è un apparente, mi stai presentando un elenco, però in realtà mi stai ripetendo. È chiaro che stai cercando di aumentare delle cose, quando in realtà non c'è nulla di nuovo. Non c'è nulla di sbagliato, raga, fondamentalmente, cioè è giustissimo quello che c'è scritto, no? Il punto è che è un articolo di osteopatia. È un articolo scritto da un osteopata su un giornale, IJOM, International Journal of Osteopathic Medicine. E quindi quando arrivo alla fine di questo esempio, poi finito comincia un altro paragrafo, io rimango impiccato, io rimango in sospeso. Ok, quindi adesso mi racconterai del ruolo osteopatico, perché fin qua fa tutto il paziente e magari c'è il fisioterapista che può aiutare a fare queste cose qua. Mi stai per raccontare magari l'osteopata cosa può fare con la sua specificità osteopatica, quindi magari rendersi conto come si muove tutta la caviglia, cosa che può fare solo lui, perché solo l'osteopata, in base alle competenze, al percorso di studio, presumibilmente in grado di percepire delle piccole cose che altri non possono percepire. Quindi iniziando il trattamento da lì posso pensare di aiutare la salute e velocizzare il recupero. Posso anche poi non rimanere solo locale, posso andare globale, posso usare un approccio in biodinamica, non me ne frega niente. Cioè, il punto è che a questo punto mi aspetto che parli di osteopatia in senso stretto, cioè mi parli di tessuto, mi parli di hands on, mani addosso. No. Però questa cosa più o meno la si intuiva, perché l'articolo, e ora cominciamo dall'inizio dell'articolo, già dal titolo si iniziava a capire quale sarebbe stato l'andazzo dell'articolo stesso, perché un articolo che vede come titolo, una parte del titolo vede oltre il modello strutturale, già stai pensando che l'autore ti vuole portare verso un approccio fondamentalmente, una visione di tipo biopsicosociale, che non è di per sé sbagliata, come spesso ripeterò. È importantissimo, come anche il placebo. Sapete che sono un studioso malato del placebo e quindi fondamentalmente si parla di aspetti psicosociali principalmente, quindi è fondamentale. Però se poi mi vai a presentare un esempio in cui mi hai presentato tutto, mi hai presentato anche il tessuto, la parte bio, la parte strutturale, perché camminando è chiaro che vai ad agire sul tessuto, ma non c'è la parte osteopatica, quella che io chiamo osteopatica, caratteristica specifica, l'aspetto palpatorio, non sei un osteopata e non puoi scrivere questo articolo qui. Ora sarà un po' diverso dagli altri video perché avrò diverse cadute di stile, ma non mi hanno fatto un perché non si può far passare questo tipo di immagine dell'osteopatia. Poi proveremo a metterci anche gli occhiali dell'ortopedico e vedremo che succedono cose un po' particolari leggendo questo articolo. Allora, Lederman, che non so chi sia, presenta questo process approach, questo approccio al processo. Bisogna capire che cosa intende lui per processo. Il focus di questo suo approccio al processo, approccio basato sul processo, si focalizza sull'identificare quali sono i processi dominanti, i principali, associati al recupero, alla guarigione individuale del paziente. Una volta identificati, l'obiettivo è esplorare
con il paziente quali sono le condizioni che possono supportare questi processi innati di guarigione. Ed è in questo punto, dice lui, che l'approccio basato sul processo prende una via terapeutica differente dal modello strutturale. Mi stai dicendo che questo tuo modello, una volta che identifica quali sono i processi di guarigione, i processi di recupero, che cosa fai? Vai a rinforzare, vai a sostenerli. Ah, perché col modello strutturale no? Cioè andando a trattare una disfunzione, partendo da una disfunzione, che poi ti può permettere di fare mille cose, non lo stiamo facendo. Qui in realtà nella mente perversa, questo tipo di scuola, questo qua è britannico, dalla Gran Bretagna viene questo approccio psicosociale che finirà per distruggere l'osteopatia fondamentalmente, perché loro hanno in mente che il modello strutturale, quando, che poi modello strutturale significa fondamentalmente non biomeccanico, significa biomeccanico, metabolico, circolatorio, cioè se io faccio biodinamica, io sto applicando un modello strutturale, cioè che significa che sto partendo dal corpo. Un approccio bottom-up. Loro pensano che quando utilizzo un modello strutturale non vado a fare altre cose, non vado a coccolare il paziente, non lo sto ascoltando, non gli sto spiegando. Ecco perché è una visione perversa, una visione che violenta l'osteopatia. Questo suo approccio basato sul processo, diretto a supportare questi processi, invece che lavorare indirettamente, influenzando la biomeccanica, l'anatomia, la struttura, la postura, come dice il modello strutturale. Cioè lui dice, il modello strutturale aiuta il processo indirettamente, perché metti le mani, fai le correzioni, un po' riduttivo ovviamente, perdonatemi, mentre con questo approccio basato sul processo io direttamente sostengo processi di recupero. Vabbè, quindi è ancora meglio, sei ancora più vicino, vediamo che cosa propone. Si fa una domanda e si dà una risposta. Perché abbiamo bisogno di un nuovo modello clinico? Ed effettivamente qui è la parte più interessante. Da un punto di vista scientifico dice, beh, fondamentalmente abbiamo bisogno di un nuovo modello clinico perché abbiamo avuto la prova che, per esempio, pazienti con ernia lombare hanno lombalgia, fanno dei trattamenti, migliora il dolore. Ma l'ernia rimane lì alla risonanza, la spalla la stessa cosa. Quindi è chiaro che il modello strutturale non ha modificato l'aspetto periferico. E quindi per questo motivo c'è bisogno di un nuovo modello clinico. Quindi questa è la motivazione. Quindi non ti stai magari chiedendo se gli strumenti diagnostici sono adeguati al valutare i cambiamenti tissutali. Non è che dobbiamo per esempio cominciare a impegnarci a trovare degli altri metodi, vedi per esempio le misure complesse, ad esempio può essere l'HRV o altri tipi di metodi. Non è che abbiamo bisogno di nuovo abbiamo bisogno di un nuovo modello perché fondamentalmente non sai più palpare, perché non sai più sentire un con le mani. Perché non senti più con le mani? Non senti più con le mani perché sei impegnato in un lavorio mentale. Tutte le cose che dirò, gran parte delle cose che dirò, sono sperimentate su di me. Riconoscerete delle somiglianze, vi risuoneranno delle somiglianze. Può essere che nel momento in cui sono impegnato in una serie di le cosiddette segmentali, perdo la capacità di palpare, perdo la capacità anche banalmente di meravigliarmi di fronte ad un processo palpatorio, ad un processo percettivo e quindi ho bisogno di un altro modello clinico. Poi posso anche non sentire perché magari sono impegnato oltre che nelle segmentali, sono impegnato anche nei problemi quotidiani. Il processo di percezione, come mi hanno insegnato, è molto dipendente da una sorta di tranquillità mentale. Quindi se io sto a pensare all'affitto da pagare, è chiaro che perdo la capacità palpatoria. Non è che bisogna avere un nuovo modello, faccio un po' lo psicologo della categoria osteopatica, vivo una condizione di inferiorità rispetto alla medicina, devo sempre inseguire la medicina classica, la medicina tradizionale, allopatica, e dato che ultimamente ci si sta indirizzando verso il modello biopsicosociale anche in medicina, allora bisogna farlo anche in osteopatia, che è vero, certamente. Ora non posso aprire troppe parentesi, però l'aspetto osteopatico già contiene una serie di condizioni biopsicosociali che la medicina non ha. Per esempio, pazienti accusano la medicina tradizionale di, per esempio, il medico non mi tocca, non mi visita. In osteopatia questo è impensabile. Quindi l'osteopatia ha già di base degli elementi che la medicina adesso sta scoprendo, che può essere la vicinanza. Noi dobbiamo essere necessariamente vicini al paziente per poter fare. Noi ce l'abbiamo già, l'osteopatia ce l'ha già quegli elementi, che abbiamo bisogno di nuovi modelli per questi motivi. Ho bisogno di un nuovo modello perché ho bisogno della novità, della cosa nuova che mi dà quello stimolo in più, che è assolutamente legittimo, per carità, perché effettivamente ragionare sempre nella stessa maniera, a meno che non senti dentro proprio forte quel fuoco, dopo un po' ti rompi anche un po' le palle. Quindi non è che abbiamo bisogno di questo nuovo modello perché non sento, e non sento perché sono impegnato in attività mentale di un tipo o nell'altra, perché voglio emulare la medicina o perché non riesco a vedere dei cambiamenti strutturali.
quando in realtà però c'ho dei cambiamenti di tipo funzionale e che non ho quando faccio invece placebo. Questo è quello che dico io. Lui dice: no, vabbè, c'è bisogno di un nuovo modello clinico perché si è visto che il modello strutturale cambia delle cose, ma che poi non ritornano poi nella valutazione della risonanza, dell'ecografia. E arriviamo a quelli che sono i processi da lui presentati. I processi sono tre: processo di riparazione, di adattamento e alleviare i sintomi. Secondo Lederman, il paziente si può trovare di fronte a tre tipi di situazioni, di processi, da clinico e teorico. Già questa distinzione, comincio a far fatica a distinguere i processi. Però accettiamo riparazione, adattamento e alleviare i sintomi. Per riparazione lui intende, fa l'esempio, dopo un intervento chirurgico, gli deve dare importanza a sostenere l'aspetto del tessuto. Ed è qui che lui mette la parte osteopatica stretta, quella palpatoria. Poi c'è la fase di adattamento, quindi per esempio un dolore cronico, un mal di schiena cronico, e poi l'aspetto sintomatico, quello dell'alleviamento dei sintomi, fondamentalmente un insieme di aspetti psicologici e comportamentali, come se non ci fosse un cambiamento di tipo tessutale. Manca la conoscenza di fisiologia, di questa stretta correlazione tra funzione e struttura, che non è un principio osteopatico, è un principio proprio della biologia, della realtà. Quindi poi fa una serie di esempi, diciamo, di queste tre circostanze. Poi c'ha un paragrafo, overlapping processes, cioè i processi che si sovrappongono, cioè ci arriva che i processi si sovrappongono. In molte condizioni il recupero è associato alla combinazione di questi processi. Oh, perfetto. Nella realtà clinica, conclude questo paragrafo, a proposito, dimenticavo, tutta questa somiglianza nella parte iniziale, quando dice questo sostenere il recupero direttamente, ed è questa la cosa, la novità del mio approccio. In realtà spesso questa è una cosa che in osteopatia esiste, questa necessità di dire cose nuove, la voglia, questo impellente bisogno di dire cose nuove, dire la propria. Poi si tratta di dire esattamente le stesse cose con parole diverse, utilizzando degli schemi diversi, delle metafore diverse, ma fondamentalmente mi stai dicendo la stessa cosa, no? Quindi nella realtà clinica questi processi sovrappongono, e quindi a loro volta questi tre processi spesso stanno in ogni data condizione. E quindi posso chiudere l'articolo, perché che cacchio lega a fare se si sovrappongono? Che mi serve dividere e quindi dire cosa devo fare in ognuno di questi. Però poi dice: però spesso uno di questi processi tende a dominare, tende a essere più importante nel processo di recupero. Quando vedete negli articoli, dico A, però c'è anche B. Però in A ci sono delle eccezioni. Quando c'è questo giochetto qua, indica che o non è chiaro all'autore quello che vuole dire, o che ci sono intrinsecamente, mentre stai scrivendo, ci sono proprio delle cose che vanno in direzioni opposte. Ovviamente io riconosco determinate cose semplicemente perché anch'io mi sono trovato in quella situazione, quindi ammetto che anch'io ho queste cose, quindi so come ci si sente in quella situazione là. La gestione nell'approccio al processo mira a esplorare con il paziente, è bello questo concetto del paziente, che mette al centro il paziente. E nell'approccio biopsicosociale la cosa più bella che c'è è l'aspetto della centralità del paziente, come se quando trattiamo anche in silenzio, senza dire buongiorno, situazione paradossale, non esiste, quindi proprio escludiamo l'aspetto psicosociale, non chiediamo niente al paziente, è come se non è centrato sul paziente. Vabbè, la gestione, l'approccio basato sul processo mira a esplorare con il paziente le condizioni che possono aiutare il suo recupero, la sua guarigione. E quindi poi dice: quindi che cosa deve fare l'osteopata a questo punto? Quando l'osteopata ha individuato una dominanza del processo di recupero, di riparazione, bisogna fare le tecniche mo di mobilizzazione attiva e passiva, o aumentare gradualmente le sfide di movimento. Mi fa male la caviglia, quindi piano piano comincio ad aumentare il carico, per esempio sulla caviglia, quindi fisioterapia praticamente, riabilitazione, quindi cosa c'è di osteopatico in questo? Possono essere scelte diverse modalità di trattamento, e dopo le prime 2-3 settimane, per esempio dopo un intervento, si passa dal processo di recupero al processo di adattamento, suggerendo un cambiamento nella gestione. Comincio a farmi l'idea che questo articolo è stato scritto da un ortopedico, è stato scritto da un fisioterapista. Per carità, un bravissimo ortopedico, un bravissimo fisioterapista da un punto di vista di comprensione di quello che sta accadendo nella clinica, saper leggere dove si trova, un'ottima capacità proprio filosofica di. Ma non è osteopatico, non è osteopatico perché manca l'aspetto palpatorio. Qua mi dici due frasi sul devo fare tecniche di mobilizzazione. Se mi metto gli occhiali dell'ortopedico, leggo e dico: ah, interessante questi osteopati. Dicono: beh, mi piace come hanno diviso, beh, ottimo. Non riesco però a capire che cos'è che dovrebbero aggiungere in più rispetto a quello che facciamo noi. E quindi fondamentalmente capisco quando dicono: ma l'osteopata che fa? Cioè, perché è necessario creare una nuova professione? Cioè, non basta il fisioterapista? Beh, se queste devono essere le prospettive, è assolutamente inutile. Però
però siccome noi sappiamo che nel momento in cui sto trattando un paziente post-chirurgico, lo coccolo, tutto quello che vuoi, gli dico ovviamente che ti ha detto il medico, dopo l'intervento di toracotomia devi camminare perché devi tornare a una buona funzionalità respiratoria, io lo esorto a fare quella cosa, ma poi quando devo fare l'osteopata, io faccio l'osteopata. Quindi poi dal trust, la biodinamica, ragionamento clinico, non ragionamento clinico, principi filosofici, osteopatici, tutto quello che volete, ma faccio l'osteopata, mani sul paziente. Poi nel processo di adattamento, nel processo di alleviare i sintomi, le due cose si sovrappongono, anche perché lui fa sempre l'esempio del dolore cronico, le condizioni croniche negli altri due esempi. Quindi tutta questa distinzione non c'entra la seconda, che è l'adattamento, e la terza, che è l'alleviare i sintomi. Quindi quello che bisogna fare è mantenere le attività giornaliere, introdurre sfide fisiche progressive, quindi aumentare il carico, usare la specificità del repertorio che il paziente conosce, per la vecchietta che si operata la spalla, mettere i piatti nella credenza, dico banalmente, e non c'è nulla di osteopatico, cioè questo lo può fare tranquillamente lo fa tranquillamente il fisioterapista. Contemporaneamente ingaggiare una relazione terapeutica positiva con il paziente, fornire supporto, rassicurazione e informazioni che lo ravvivino, che lo rinforzino. Tutte queste cose giocano un ruolo nella gestione dei dolori fisici. Qua addirittura non è che se ne occupa il fisioterapista, di qua se ne occupa proprio il prete, se ne può occupare il salumiere, cioè se ne può occupare chiunque, la mamma, la nonna, il fratellino, cioè chiunque, le coccole, ok? Non è sbagliato, cioè in clinica io lo faccio, la mia clinica è piena di aspetti psicosociali, di placebo, quando volete ne parliamo, ma non mi stai presentando qual è la specificità osteopatica, non mi stai dicendo nulla di nuovo, non mi stai facendo riflettere su quella che è la specificità osteopatica, perché francamente un pochino le palle piene penso che ce l'abbiamo un po' tutte di queste cose qua. Qui raggiungiamo l'apoteosi, dove veramente dice ma scusa, ma che è l'osteopata che serve? Il ruolo della terapia manipolativa osteopatica nell'alleviare i sintomi, il terzo processo, potrebbe essere associato agli effetti del tocco e il comportamento e la ricerca del conforto. È stato osservato che individui che hanno una forma di distress, stress cronico e dolore, spesso cercano di alleviare questa esperienza attraverso il contatto fisico con gli altri, come per esempio il tocco. Quindi tu mi dici che se io ho un paziente cronico, cui l'osteopata deve fare qualcosa per alleviare i sintomi, l'effetto positivo è veicolare gli effetti del tocco, perché il paziente potrebbe avere voglia di essere confortato, che è giustissimo, per carità, di essere confortato, di essere compreso, di essere toccato, di essere tutto giusto. E io devo studiare 5 anni. Sviluppo la palpazione, devo sentire questo, faccio questa tecnica. 5 anni per toccare, per dare conforto. E no, vabbè, cioè basta tranquillamente il prete veramente in questo senso, cioè non c'è bisogno di studiare osteopatia. Altro paragrafo, osteopatica, la cura osteopatica, un ambiente di recupero multidimensionale. Questo è un titolo di paragrafo che mi piace, cioè non posso non essere d'accordo. Questa dicitura mi ha fatto venire in mente il libro L'epoca delle passioni tristi, scritto da due psicoterapeuti, che a un certo punto, verso la metà, fine del libro, dicono questa frase: il terapeuta deve inaugurare uno spazio di libertà. È bellissimo quest'idea del creare questo ambiente, questa atmosfera, che sia in questo caso multidimensionale, che possa facilitare la guarigione, come a dire, ok, qui adesso entri e può venire qualcosa che possa, non dico farti guarire, però cominciare a metterti sulla strada della guarigione. E tra tutte le altre cose, la coccola, ti spiego quello che cosa accade, ti faccio provare il movimento e capisci che può esserci movimento senza dolore, va bene, ci sta la parte osteopatica stretta, il cuore dell'osteopatia, che è il trattamento osteopatico basato sulla capacità palpatoria di sentire determinate cose e fare determinate cose. Quella cosa che secondo me manca in questi personaggi qua, probabilmente, pecco un po' di presunzione, provo a fare questo salto. La gestione nell'approccio basato sui processi mira a co-creare con l'individuo le condizioni in cui il recupero può essere ottimizzato. Ennesima ripetizione, vabbè, ci sta. Queste condizioni contengono l'aspetto fisico, tecniche osteopatiche, sfide di movimento, cioè aumentare il carico, aspetti comportamentali, psicologico-cognitivi, socio-culturali. A parte che quando mi si presentano, come prima, degli elenchi, e che fondamentalmente per me sono sinonimi, comportamento psicologico-cognitivo, socio-culturale, se partiamo dalla conoscenza del sistema nervoso centrale, dove fondamentalmente un'informazione o entra dal corpo o entra direttamente dalla teleocezione, quindi vista udito, e quindi il processo poi avviene o bottom-up o top-down, tu distingui due vie, o l'aspetto fisico,
L'aspetto comportamentale, psicologico, cognitivo, sociale e culturale è un tutt'uno. Mi fai una lista di cose quando in realtà mi stai significando un'unica cosa. Però sarei comunque contento perché mi stai dicendo che c'è l'aspetto fisico, tecniche osteopatiche, sfide di movimento e l'aspetto mentale. Però già che mi stai cominciando a fare tutta una serie di elenchi, ma tu vuoi vedere che stai dando poco peso all'aspetto della tecnica manuale osteopatica? E infatti, esattamente così l'avevamo già capito in realtà. E si arriva alla parte, immagina un individuo che ha tolto un gesso dopo che ha fatto una frattura alla caviglia, eccetera, eccetera. E se tu mi presenti questo esempio, a titolo di esempio, ma mi hai escluso esattamente la parte che io definisco la caratteristica principale dell'osteopatia, la parte palpatoria, è chiaro che mi stai ammazzando l'osteopatia. Io la vedo l'osteopatia in questa maniera, la vedo come, avete presente un soufflé? Togli il primo pezzo col cucchiaino ed esce il cuore del soufflé. O ok, ora quel cuore del soufflé rappresenta la parte della tecnica, la parte palpatoria, poi può essere il truss, può essere la biodinamica, tutto quello che c'è in mezzo, ci sarà ragionamento clinico, ci può essere un ragionamento di tipo locale, sintomatico, ci può essere un ragionamento di tipo invece più olistico, tutto quello che volete. Ma quella è la parte caratteristica, il cuore del soufflé. Poi tutto quello che c'è intorno è l'aspetto biopsicosociale, quindi considerare la condizione del paziente in termini familiari, in termini economici, spiegare al paziente, coccolare il paziente, assicurarsi che il paziente abbia capito, essere disponibili col paziente. Tutte queste cose qua ovviamente rappresentano, sono importantissime perché l'evidenza scientifica ci dice che se tu escludi questa parte, la specificità del trattamento ha molta meno efficacia. Quindi assolutamente consideriamo le due cose, ma tu qua mi stai proponendo un modello in cui tu del soufflé mi stai andando a togliere la parte del cuore, la parte generale, la parte più buona, la parte caratteristica. E se tu mi togli quello, io da ortopedico, ripeto, quando mi metto gli occhiali, io qua capisco che sono di fronte ad uno bellissimo, bellissimo, o tutto quello che vuoi, logico, una logica presentazione di una gestione di un paziente. Quindi io sono un ortopedico e capisco che ho quel paziente che deve fare quello, quel paziente che deve fare e ci sta. Però mi stai togliendo la parte osteopatica, non mi puoi chiamare in osteopatia. Fai passare un'idea sbagliata dell'osteopatia, perché forse hai un'idea sbagliata dell'osteopatia. In questo approccio basato sul processo è ridefinito il ruolo palpatorio dell'osteopatia. Come discusso prima, un modello strutturale, quindi per lui strutturale significa, lo ripeto, per loro strutturale significa loro, il mondo britannico, significa fondamentalmente che quando trattiamo noi andiamo a togliere la disfunzione, come fosse un modello biomedico, l'abbiamo presentato in un altro video, basta, finito. Cioè non stanno considerando che noi innanzitutto quella disfunzione la consideriamo come punto d'ingresso, come porta d'accesso, come un punto privilegiato di inizio del trattamento che poi chissà dove ci porta, che dà delle sensazioni al paziente. E poi senza considerare che prima siamo stati 10 minuti al telefono la settimana prima, mentre il paziente voleva prendere appuntamento, io sto lì a fare le domande per preparare il terreno. Cioè loro non considerano queste cose, ovviamente, ma perché forse loro non le considerano, noi invece le consideriamo. E loro dicono, come discusso prima, il modello strutturale e le tecniche manuali sono spesso usate per correggere o rimuovere l'ostacolo alla struttura. Non è proprio così, perché abbiamo detto è un po' più raffinata la cosa. L'approccio invece basato sul processo, le tecniche manuali sono usate per supportare il sottostante processo di recupero. Quindi l'approccio basato sul processo, le tecniche osteopatiche sono viste come un mezzo per veicolare gli effetti del tocco. Quindi qua mi stai facendo capire che a prescindere dalla tecnica che utilizzo, l'importante è toccare il paziente, cioè io lo capisco, lo interpreto in questa maniera, cioè c'è poco da interpretare, è proprio scritto questo. Gli effetti del tocco possono avere un'influenza positiva sul senso del sé, sul benessere e sull'immagine corporea. E perché devo studiare 5 anni? Ma perché devo studiare 3 anni? Ma perché devo essere figura sanitaria? Basta fondamentalmente toccare senza saper capire che cos'è una barriera di movimento, sentire più che capire, che cos'è un punto neutro, sentire, ok, sono giunto, perfetto, sta succedendo qualcosa. Non ha senso che vado così nello specifico, nello studio. Quindi, quando abbiamo fatto il congresso a Brescia nel 2019, a marzo, c'è stata la Crucianelli, che è una italiana, sta al Karolinska Institute, e si occupa di senso del sé, immagini corporea. E fondamentalmente il tocco è in grado di modulare l'immagine del sé. Se non sbaglio c'era qualcosa nell'anoressia, quando si ha una visione distorta del corpo, perché probabilmente non corrisponde quello che guardo all'immagine che io mi faccio di me a occhi chiusi. Facendo sentire al paziente il tocco, si va a cambiare l'immagine mentale che il cervello ha del corpo stesso. Devo necessariamente essere osteopata per fare questa cosa. Basta che metto le mani, che qualcuno mi insegni come muovere le mani, e arrivano quelle stimolazioni al cervello. Però siccome c'è uno studio di Cerritelli, ci sono diversi studi con la risonanza magnetica che mi dicono che non è la stessa cosa tra mettere le mani e mettere le mani e fare qualcosa, è diverso, succedono cose diverse.
Evidentemente noi riusciamo a fare qualcosa in più potenzialmente con la nostra competenza, con la specificità, cioè con quel cuore del soufflé, riusciamo a fare qualcosa in più. Non è come dice questo Lederman. Quindi gli effetti del tocco possono avere effetti calmiranti, possono avere un effetto di rilassamento. E quindi devo andare a dare 150 euro all'osteopata per avere una forma di rilassamento. Vi ho detto che questo sarebbe stato un video un po' confusionario con dei suggerimenti buttati qua e là e poi ognuno di voi faccia la propria considerazione. Se il paziente deve recuperare il movimento di una caviglia, il movimento passivo, quindi fatto dall'operatore, gli dà sicurezza, lo sta rassicurando, vedi, puoi fare questo movimento. Oppure il paziente sta facendo lui stesso il movimento attivo, ma l'operatore rimane lì vicino con le mani, rassicurandolo. Cioè, queste cose sono tutte giuste, sono cose bellissime, giustissime, ma rappresentano la parte esterna. Io ho un articolo che mi parla di osteopatia, in realtà mi sta parlando di ortopedia. Ah, e le tecniche osteopatiche passive o attive, passive cioè fatte dall'operatore, attive fatte attivamente dal paziente, possono fornire un movimento locale o generale che può essere usato per attivare i processi di recupero. Cioè praticamente io se fossi sempre un ortopedico, metto gli occhiali, dico, ah, ok, quindi praticamente l'osteopatico fa la mobilizzazione attiva o passiva per facilitare il processo di recupero. Perché banalmente ci arriva sangue, c'è drenaggio venoso e quindi ortopedico dico, ok, e quindi cosa c'è di nuovo nell'osteopatia? Ah, non c'è nulla di nuovo, quindi perché dovremmo integrare l'osteopatia. Lo so che vi può sembrare una cosa strana e sono contento che questa cosa vi risulti nuova, però questo è quello che fa parte della comunità scientifica. Questo è un articolo pubblicato, questo è un articolo che poi influenza il modo di pensare degli altri, soprattutto perché poi chi pubblica in linea di massima un po' di, come dire, di influenza sul modo di pensare degli altri ce l'ha. Quindi in realtà lui vede il movimento come solo da fare quando il paziente non riesce, la tecnica la faccio quando il paziente non riesce a muovere. Molto fisioterapica, molto riabilitativo come concetto. Quindi, cioè, qui mi fa venire in mente un articolo che ho letto qualche giorno fa, non mi ricordo, vi metto il titolo qui, in cui si dice una cosa bellissima, che spesso gli osteopati adesso hanno il marker dell'osteopatia all'esterno, quindi il marker biologico, no? Come l'identificativo della cellula, ma poi in realtà dentro non sono osteopati. Perfetto, cioè perfetto. C'è un chiaro messaggio dalla ricerca che le tecniche osteopatiche, in particolar modo quelle passive, hanno un piccolo o nessun effetto sull'adattamento tissutale o sulla plasticità motoria neuromuscolare e mette le citazioni. Ora, questo articolo è del 2016, quindi per esempio non considera l'articolo la plasticità della corteccia motoria, quindi in realtà è sbagliato. Uno dice sta frase, andiamo a vedere le referenze. C'è un libro che di per sé non è proprio il massimo da citare all'interno di un articolo di questo tipo, lo faccio anch'io in primis, però per dirmi questa frase non puoi mettermi un libro e mi metto una serie di articoli che andando ad aprire sono in realtà puramente tissutali, non c'è nulla che mi dice che non c'è plasticità di tipo neuromuscolare motoria e la mancanza dell'evidenza non è l'evidenza della mancanza, cioè il fatto che non ci sono studi che dicano qualcosa non significa che la cosa non esiste, anche perché in realtà poi ci sono in letteratura, non capisco per esempio perché non ha messo l'articolo relativamente al riflesso H a livello del solio in seguito al trattamento osteopatico. Mancheranno per esempio tutti gli articoli successivi di risonanza magnetica fatti da Cerritelli. E io ripeto, non è che butto merda sull'articolo, men che meno sulla persona, che poi cose che ci sono scritte sono assolutamente ragionevoli, sono biologicamente giuste. Sì, magari lui mette dei paletti, mette delle separazioni, categorizza determinate cose che sono un po' difficili da categorizzare, però lì è soggettivo. Io non sono d'accordo perché non puoi dividere un processo di recupero da uno di adattamento, cioè non esiste. Biologicamente non esiste, però è legittimo, lo si può fare. Non riesce a difendere la sua tesi, secondo me, qui, però lo si può fare. Da un punto di vista ortopedico, fisioterapico, è bellissimo questo articolo, ma non è un articolo osteopatico, quindi questo è il punto centrale. È infarcito di fisioterapia questo articolo. Per esempio, le sfide del movimento sono selezionate dalle attività giornaliere, sono condivise dall'individuo. Quindi noi chiediamo all'individuo quante volte scendi a fare la spesa, per esempio, scendi di casa a fare la spesa una volta al giorno. E vabbè, scendi 2 volte al giorno. Tutti questi aspetti qua sono fisioterapici, sono riabilitativi, lo ripeto. Non sono osteopatici. Quindi capite perché quando poi ho letto quell'esempio, immagina una persona che ha tolto il gesso e quindi deve fare questo, 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 questo. Io sono rimasto un attimino così, cioè aspetta, e dov'è la parte osteopatica? Quindi adesso sapete che quando possiamo metterci d'accordo e dire che c'è il cuore dell'osteopatia, specifico osteopatica, è il cuore del soufflé, la parte liquida del soufflé. Poi tutto il resto ci sta. E ci sono poi dinamiche un po' più ampie. Vi ho detto che questa cosa qui è diffusa nel mondo anglosassone. Mi sono scordato un'altra considerazione. Non è che abbiamo bisogno di un nuovo modello
perché stiamo perdendo la capacità palpatoria, perché, come dice Massimo, i veri osteopati che sanno quello che fanno riuscirebbero anche a spiegare alle nuove leve, in realtà sono chiusi in studio dalla mattina alla sera, mentre chi insegna osteopatia, l'aspetto palpatorio, in realtà non ha capacità, ma non per nulla, perché magari ha scarsa esperienza. Può essere che, come in un articolo che mi ha segnalato Christian, di un osteopata o francese o britannico, non mi ricordo, c'è questa tesi interessante per cui tutte queste discipline, l'osteopatia ed altre, poi si perdono nel corso degli anni, perché c'è il primo capostipite che ha delle intuizioni, riesce a vedere delle cose particolari, prova a mettere per iscritto, c'è la scuola, alcuni riescono a seguire stando molto a contatto, poi via via che c'è la discendenza, in realtà si perde questa capacità, perché non c'è la capacità non tanto di saper percepire, ma non c'è la capacità di insegnare a percepire. Non so, ipotesi. Può essere che l'osteopatia sia un'attività di tipo anacronistico. Anacronistica perché per diventare osteopata occorre tutta una serie di capacità palpatorie che devi sviluppare nel tempo e fondamentalmente non c'è questa calma, non c'è questo tempo. Ora con i 3 anni probabilmente non ci sarà per nulla. In questo senso anacronistica l'osteopatia. Non so, sono tutte considerazioni che voglio fare, non le vedo in giro, quindi creiamo uno storico in un certo senso. Proviamo a ragionare, provate anche a dire la vostra. Se avete letto l'articolo, magari un po'. Può sempre capitare che io abbia forzato alcune interpretazioni, quindi se l'avete letto o volete leggere ci confrontiamo. Non è un voler buttare merda su questo Lederman, perché l'articolo, ripeto, è scritto bene, tutto quello che volete, ma non è osteopatia questa. E quindi quali potrebbero essere le soluzioni per poter riconoscere l'osteopatia? Anche testare quali sono qual è quel vantaggio che l'osteopata, solo l'osteopata, perché lui che è in grado di comprendere quel cuore, che si caratterizza per quel cuore del soufflé, che è la parte osteopatica stretta palpatoria, cosa che aggiungerebbe alla salute del paziente, e lì questa cosa la si dimostra soltanto con l'evidenza scientifica, di quantità, pubblicando tanto e pubblicando bene, producendo delle RCT che siano metodologicamente forti. E il punto è che non ci vorrebbe nulla se funzionassimo come una comunità, quindi se ci fosse per esempio una linea di ricerca unica, si decidono quali sono i principali campi di indagine scientifica, si dividono i vari ambiti, quindi la ricerca clinica, la ricerca in laboratorio, andando a studiare cosa accade ai tendini, tutti gli esperimenti fatti sui fibroblasti per esempio, provare a fare un'agenda di ricerca, perché poi è attraverso questo metodo che si riesce a capire qual è la bontà dell'osteopatia, perché potrebbe anche non esserci effettivamente un'aggiunta, potrebbe anche non esserci nulla benefico aggiunto dall'osteopatia, ma deve essere un'osteopatia fatta in maniera da gente che sappia trattare, quindi probabilmente bisognerebbe per esempio coinvolgere quelli più esperti. Ricordiamo che molte pubblicazioni sono fatte a partire da delle tesi, siccome già ci sono i risultati, per esempio la tesi che abbiamo fatto quando abbiamo concluso il nostro percorso metteva in evidenza come trattamenti osteopatici, tecniche indirette rispetto al semplice tocco, in realtà erano in grado di indurre dei cambiamenti significativi nell'attività parasimpatica, quindi già è notevole che quel risultato sia venuto in seguito all'attività di studenti fondamentalmente. Cosa sarebbe accaduto se i trattamenti fossero stati fatti da osteopati esperti? Quindi tutte cose su cui dobbiamo riflettere, però siccome in osteopatia c'è una disgregazione, c'è ognuno che va per i c***i suoi fondamentalmente, sempre il discorso, e là bisogna andare da uno psicologo probabilmente, che ognuno vuole dire la propria, vuole dire la novità, no io ce l'ho più grosso, no io ce l'ho più lungo, fondamentalmente ci si disperde, e quindi vedi per esempio articoli pubblicati, non posso fare i nomi, però ci sono articoli potenzialmente belli, sono riusciti ad avere la possibilità di trattare pazienti con, faccio un esempio, una polmonite, hanno fatto un RCT sulla polmonite, esempio stupido, per esempio non vai a chiedere alla CAM Collaboration, che è praticamente la principale fondazione che si occupa di ricerca di altissimo livello al mondo, ce l'abbiamo in Italia, il quartier generale, non vai a chiedere un attimino ma come possiamo impostare le RCT per fare la cosa in maniera migliore? Boh, perché sto facendo sto giro? Sto facendo sto giro perché questo è il modo migliore per poter isolare la specificità del trattamento, che è il cuore del soufflé, e dimostrare che c'è qualcosa di positivo. Dici ma stai difendendo un'idea, sei idealista? No, perché ci sono già in letteratura delle evidenze, vedi per esempio, ripeto, metodologicamente gli ultimi studi di Cerritelli, dei risultati che mi dicono no cacchio, però c'è qualcosa che l'osteopatia può fare, quindi ha senso studiare 3-5 anni osteopatia, migliorare quelle capacità, perché probabilmente l'osteopatia aggiunge qualcosa di particolare, aggiunge qualcosa di positivo al processo di recupero, che è diverso da quello che fa il fisioterapista. Solo così possiamo, in un certo senso, no, nell'unico senso, solo così possiamo pensare di inserire
inserirci all'interno del panorama sanitario facendo il nostro, senza che si vadano poi a sovrapporre le cose con le altre discipline. Io ho finito, se avete delle considerazioni da fare, ripeto, aggiungetele pure, perché mi farebbe molto piacere sentire la vostra su tutti questi temi, partendo da, in particolare da questo articolo Lederman 2016, però sapere un po' quello che pensate su tutti questi temi che diffusamente a cui ho fatto riferimento. Ora mi devo un attimino calmare, devo fare qualcosa per ricentrarmi, perché questo genere di lettura e i pensieri poi che derivano veramente non sono belli, cioè non siano delle belle sensazioni, ecco.